Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la politica e ci occupiamo anche di quanto successo ieri sera in Consiglio Comunale a Bolzano, perché la giunta Spagnolli è stata affossata dal no pronunciato da Anna Pittarelli, consigliera della SVP. Ieri sera in Consiglio Comunale a Bolzano dunque c'è stato il colpo di scena nel corso della votazione sul programma e la giunta. Pittarelli. Questi sono i momenti salienti di quanto avvenuto ieri sera in Consiglio Comunale a Bolzano, quando dall'aula si è levato il no della consigliera della SVP Anna Pittarelli alla giunta Spagnolli. Dopo estenuanti incontri per cercare di formare la maggioranza e l'idea di essere riuscito nell'impresa, in Consiglio Comunale a Bolzano dunque è arrivata la doccia fredda per il sindaco Luigi Spagnolli. Nel corso della votazione per eleggere la giunta è arrivato il pesantissimo no, assolutamente inaspettato fino a pochi istanti prima, della consigliera SVP Probenco Pittarelli, che ha votato in sostanza anche contro il suo stesso partito. Un colpo di scena accolto dal sindaco con inevitabile stupore, disorientamento, sbigottimento ed incredulità. 22 voti a favore a fronte di 23 contrari. Determinante, come detto, è stato il voto espresso dalla Bentiana della Stella Alpina Pittarelli. Al primo cittadino è dunque venuto a mancare un voto, quello necessario per avere la maggioranza in consiglio. Dal balcone che sovrasta l'aula, dove assiste il pubblico, si è levata un'ovazione. La serata di lavori nulla lasciava presagire. Dopo l'appello c'era stata infatti la nomina del presidente e del vicepresidente dell'Assemblea. La presidenza era finita a Luis Walcher della SVP, la vicepresidenza a Claudio Della Ratta. Poi avevano preso la parola i vari consiglieri comunali. Ed infine il momento clou, il voto sulla maggioranza e la successiva proclamazione ufficiale del risultato. Nella notte e questa mattina si sono susseguite però riunioni ed incontri per capire se vi possa essere il modo di rimediare a quanto avvenuto ieri sera e scongiurare il commissariamento della città di Bolzano. Secondo alcuni, infatti, vi sarebbe la possibilità ancora oggi di tornare in aula dopo aver trovato qualche consigliere disposto a votare sì. Ma qui la questione si fa davvero intricata. E dopo il clamoroso no pronunciato dalla consigliera SVP Pittarelli, siamo andati a raccogliere il commento di alcuni politici. Il no pronunciato dalla consigliera della Stella Alpina Probenco Pittarelli ieri sera è stato un duro colpo per chi credeva di essere riuscito ad avere i numeri per ottenere la maggioranza. Una manovra, secondo il primo cittadino, compiuta per arrivare al commissariamento del comune ed aprire la strada all'operazione Benco. Noi abbiamo raccolto i commenti di alcuni esponenti politici. Beh, è andata così, la spiegazione è abbastanza semplice. E cioè alla fine Anna Pittarelli, la consigliera comunale SVP, rappresentante della lobby di Benco e comunque di un'ala destra del partito, ha ritenuto che questa maggioranza e questa giunta, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue contraddizioni, fosse troppo di sinistra e che evidentemente non garantiva poi in consiglio comunale una facile approvazione del progetto Benco, e quindi hanno fatto saltare il banco. Beh, sicuramente se ieri fossimo stati in 5 non avremmo avuto il problema di cercare affaticosamente il 23° consigliere gli ultimi giorni, e anche Anna Pittarelli sarebbe stata ininfluente. Ecco, andiamo a guardare ancora più avanti adesso, in autunno. Beh, in autunno può darsi, anzi è probabile che il quadro sia completamente diverso. Noi temiamo che in autunno ci sarà una forte avanzata delle destre, che non a caso ieri hanno esultato insieme ai grillini al momento del voto della Pittarelli, e forse va fatta una riflessione anche nel mondo della sinistra e del centro-sinistra che questo commissariamento non è un bene per la città. Ecco, la mossa della Pittarelli secondo me era prevedibile? Non so se era prevedibile, in ogni caso ci fa capire alcune cose, ci fa capire soprattutto da quali poteri è governata la città in questo momento o da che poteri possono profilarsi all'orizzonte. Alessandro Orzì di Alto Adige nel Cuore, candidato alla poltrona di sindaco per Bolzano, ha commentato così quanto avvenuto ieri sera.
ma siamo pronti a costruire una squadra che sia vincente, perché questa è l'occasione giusta per la città di Bolzano, di uno scatto d'orgoglio, la possibilità di disegnare un futuro di progresso, di sviluppo per la città, perché noi sappiamo che una giunta Spagnolli avrebbe significato un immobilismo assoluto per 5 anni, perché troppi poteri contrapposti, quindi un'assenza di programma e un'assenza di linea politica condivisa. Al contrario, la parte alternativa di città, quella che per poco non ha vinto, ricordiamocelo, le elezioni lo scorso mese di maggio, ha un progetto, ha un'idea di città, ha un'idea di sicurezza, ha un'idea di interventi sulla finanza pubblica, ha un'idea di pulizia e decoro, quindi ha un'idea di amministrazione. Anche se c'è da dire, l'ultima parola non è ancora detta. Il sindaco Spagnolli evidentemente non si vuole arrendere, si affanna alla ricerca di un tentativo, da quello che risulta, ma sono notizie di rimando, si affanna alla ricerca di un tentativo di proporre un escamotage di ordine tecnico per magari tornare a votare, ma tornare a votare significherebbe peraltro, ore 10:30 di questa mattina, trovare una nuova maggioranza, quindi ovviamente con una contrattazione ancora più a ribasso che porterebbe ancora più negli inferi sostanzialmente la dignità di questa ipotetica e proposta amministrazione. C'è ora di fare piazza pulita, chiudere questa esperienza, chiudere con le ore 24 il capitolo Spagnolli. Gli auguriamo tutto il bene sul piano personale, ma la città di Bolzano merita veramente di più. E a commentare quanto avvenuto ieri sera in Consiglio Comunale anche il consigliere regionale di Forza Italia Giacomo Bezzi, che dice: quanto avvenuto ieri a Bolzano rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'incapacità del centro-sinistra a livello locale come in quello nazionale. Questo, afferma ancora Bezzi, costituisce l'occasione storica per avviare un nuovo percorso di rilancio a Bolzano come richiesto dai cittadini. Forza Italia rappresenta per Bolzano e l'SVP l'opportunità di voltare pagine rispetto alle fallimentari scelte amministrative della sinistra, in modo da avviare finalmente quello sviluppo della città che tutti da tempo si aspettano. Bolzano da oggi e a oggi l'occasione storica di cambiare. L'SVP scelga Forza Italia. Ed è sotto shock quasi l'intera SVP dopo l'attacco compiuto ieri sera dalla consigliera Pitarelli. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo, visto che la stessa consigliera aveva dapprima firmato la delibera e poi dato l'ok al presidente e vicepresidente dell'Assemblea. Noi abbiamo sentito l'obman della Stella Alpina, Philipp Achammer. Sì, era una decisione personale assolutamente non annunciata anche all'interno del partito, per questo non può essere accettata e per questo discuteremo oggi durante la giornata che cosa sarà ancora possibile per oggi e poi si discuterà anche su tutto questo, su questa votazione personale della consigliera all'interno del partito. E a prendere posizione anche la deputata di Forza Italia, la bolzanina Micaela Biancofiore, che ha detto: come ampiamente prevedibile da me preannunciato, dopo aver analizzato i numeri elettorali nella notte, è saltato il sindaco neoeletto del PD di Bolzano, Luigi Spagnolli, che non aveva innanzitutto la fiducia dei bolzanini che hanno disertato le urne. Il tentativo di comporre una giunta Arlecchino, fatta di partiti diametralmente opposti e con opposti programmi, osserva ancora Biancofiore, ha prodotto la fuoriuscita e la condivisibile ira della parte imprenditoriale della SVP, che per tramite della consigliera Pitarelli non ha votato la fiducia al programma e dunque alla giunta. Bolzano ha bisogno di uscire dal degrado nel quale è finita grazie ad anni di strapotere della sinistra, che l'ha fatta passare dal primo al 12° posto delle statistiche nazionali. Ora, afferma ancora Biancofiore, Bolzano deve tornare a volare alto nel ruolo di capitale europea a cavallo fra due mondi, che le è proprio, e Franco Frattini, nella notte invocato da tutti, se accetterà, torna ad essere il candidato di eccellenza che può coadiuvare Forza Italia, Lega, Destre ed SVP, che assicurerà la vittoria ad un largo centrodestra credibile e di comprovata capacità di governo.
E dopo questo ricco spazio dedicato alla politica, quanto successo ieri sera in Consiglio Comunale a Bolzano, cambiamo argomento, ci occupiamo di apprendistato, migliorare, rendere più appetibile l'apprendistato e valorizzare ulteriormente un modello di successo altoatesino come quello della formazione duale. Per questo oggi è stato siglato un apposito accordo patto. La formazione duale by Südtirol è considerata a livello nazionale un modello di successo che la provincia autonoma di Bolzano ha deciso di consolidare ulteriormente. L'assessore provinciale competente Philipp Achammer ha promosso con tutti i partner sociali e le associazioni di categoria del mondo economico altoatesino il patto per l'apprendistato 2015-2018 che è stato sottoscritto ufficialmente a Palazzo Widmann. Significa rilanciare un po' sostanzialmente il nostro apprendistato che sempre rimane un'eccellenza da esportare anche nel resto del paese, ma che ha bisogno anche qui di fare un passo avanti. In modo particolare probabilmente proprio anche per il Fondo Valle, forse una parte di famiglie, di persone che riguardano più forse la parte di madrelingua italiana, che hanno visto sempre l'apprendistato come una terza scelta, quasi come se fosse una sconfitta della famiglia e del ragazzo. Invece no, è una grande chance, una grande opportunità e soprattutto con l'idea di poter portare anche al diploma finale. Credo che siamo arrivati anche qui, in questa parte del paese, come nel resto dell'Europa, a far partire il saper fare per poi arrivare al sapere, cioè significa che potremo avere degli elettricisti che possono diventare ingegneri elettrotecnici. Questa è una grande cosa e credo che in questo senso dobbiamo essere tutti quanti uniti per rilanciare questa forma. L'assessore Philipp Achammer, il presidente del Südtiroler Wirtschaftsring Philipp Moser e Tila Mair, in rappresentanza dei sindacati, hanno illustrato gli aspetti più significativi del patto per l'apprendistato che prevede tra il resto il sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani e l'alleggerimento per le imprese che accolgono apprendisti. Ma si vuole anche con questo patto far conoscere alle nuove generazioni i vantaggi della formazione duale ed infine si vuole incentivare la qualità della formazione proprio attraverso l'apprendistato. Passiamo alla cronaca. Schianto nella notte lungo via Bolzano, nel paese di Lana, a rimanere coinvolti una moto ed un'auto, ad avere la peggio il Centauro in sella alla moto che nel violento impatto è stato sbalzato sull'asfalto. Il motociclista è stato soccorso sul posto dal medico d'urgenza e trasferito all'ospedale di Bolzano. Sotto shock invece il guidatore dell'auto, un 19enne. L'incidente si è verificato poco prima delle 22 in prossimità del negozio di bici Stahl. Ancora da chiarire le cause del sinistro. I rilievi sono stati compiuti dai carabinieri. Cambiamo argomento. Con la nostra troupe siamo stati sulle rive del lago di Caldaro per seguire da vicino il set del film Lu Andreas Salomé, un film drammatico che racconta la storia della scrittrice e psicoanalista Salomé. Sono iniziate in Alto Adige le riprese di Lu Andreas Salomé, il film drammatico che racconta la storia della scrittrice e psicoanalista Salomé, nata in Russia nel 1861. Noi siamo stati sulle rive del lago di Caldaro, location scelta dalla produzione per girare alcune scene della pellicola. La protagonista è interpretata nei diversi anni della sua vita dalle attrici Nicole Hesters, Liv Lisa Fries e Katharina Lorenz. La cosa vincente del ruolo di Lu per me è il suo spirito, il suo mondo, il suo modo di essere, cosa è riuscita a creare e come si è opposta alle resistenze. Lei era molto radicale per quel tempo e non voleva altro che raggiungere la sua libertà. Credo che questa vita non sia stata sempre facile. Allo stesso tempo non è stato facile interpretare questo personaggio. Portare questi costumi del tempo è stata inizialmente una vera sfida per me. Mi ricordo che quando ho portato il corsetto per la prima volta credevo di soffocare. Ora mi sono talmente abituata che è diventato come una seconda pelle. Solo per pranzo non posso mangiare troppo. Anche in questo caso, come per altri film girati in Alto Adige, la produzione ha coinvolto diversi altoatesini, tra questi Philip Moravitz della Ecofilm SRL. La Ecofilm funge appunto come produttore esecutivo che si occupa di tutta la logistica e l'organizzazione delle riprese che
comprendono, diciamo, tutto quanto, da trovare gli alberghi al catering a trovare gli addetti giusti per i lavori. E in questo film io ho cercato pure di mandare qualche collaboratore italiano altoatesino in Germania e in Austria, dove hanno girato per un mese, così che possono, diciamo, fare un'esperienza non solo in Alto Adige ma anche in un set e con dei collaboratori in un altro paese. Per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio per occuparci di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Speck Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. E allora eccoci anche allo sport, ci occupiamo di calcio. Il 17enne di Laives Manuel De Luca è stato riscattato dal Torino, dove l'anno scorso ha militato nella formazione allievi. L'attaccante è uno dei prodotti del settore giovanili dell'FC Südtirol Alto Adige, dove ha militato dagli esordienti ai giovanissimi nazionali, collezionando 24 presenze e 16 gol. Due stagioni or sono, l'approdo nel settore giovanile dell'Inter, dove ha messo a segno 12 gol nel campionato allievi nazionali Lega Pro, mentre nella scorsa stagione ha giocato, come detto, con la maglia del Torino. Per il riscatto la società di Cairo ha messo sul piatto 150.000 euro cash e un paio di giocatori della primavera. E con questo è tutto, ora passiamo alle previsioni meteo. L'ufficio idrografico della provincia autonoma prevede nelle ore pomeridiane temporaneo aumento della nuvolosità. Il sole tornerà gradualmente a farsi vedere nel pomeriggio a partire da ovest. Isolati e sporadici rovesci a carattere temporalesco non si possono escludere del tutto, tuttavia questa possibilità è relativamente bassa. Domani su tutta la provincia previsto tempo soleggiato già dalle prime ore della giornata, in cielo solo qualche innocua velatura. Nel pomeriggio sopra le cime delle montagne si svilupperà qualche innocua nuvola cumuliforme. Caldo estivo nelle valli più a nord, le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi in bassa Tesina fino a 32 gradi. Sabato al mattino alternanza tra sole e nuvole, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e dai cumuli si svilupperanno alcuni rovesci e temporali. Domenica l'alta pressione si rafforzerà determinando tempo soleggiato su tutta la provincia. Anche lunedì tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la probabilità di rovesci. Clima ancora caldo estivo e probabilmente nei giorni a seguire vi sarà un ulteriore aumento delle temperature. Ed è tutto per questa edizione, a me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo inoltre i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. Con questo è davvero tutto, vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.